Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Allora, l'audio è connesso, sì, ho avuto un po' di problemi di sincronizzazione audio-video e di configurazione perché ho aggiornato il sistema operativo e mi ha fatto qualche capriccio, soprattutto sulla privacy. Adesso quando registro lo schermo, quando condivido lo schermo, cose del genere, mi chiede ogni volta di andare nelle impostazioni di sistema, fleggare l'applicazione, eccetera, eccetera. Niente, ci ritroviamo qui come al solito per commentare insieme il mercato, per andare a dare un'occhiata a quello che succede nel mondo di Bitcoin e delle cripto e andare a vedere quali sono gli scenari di trading, quali sono i livelli di prezzo chiave, quali sono i movimenti che sta facendo Bitcoin and Company e soprattutto ci aggiorniamo riguardo ai nuovi trend. Ultimamente nel video che ho pubblicato ieri ho portato alla vostra attenzione alcune nuove applicazioni della DeFi e stanno tirando abbastanza, insomma, quindi vale la pena seguire alcune coin proprio perché potrebbero essere il trend del momento e quindi esserci prospettive veramente veramente interessanti. Prima di iniziare vi faccio vedere la novità del giorno, visto che se io non litigo con YouTube non sono contento. Guardate che cos'è successo. Allora, gli ultimi 37 video, ho contato, a meno che adesso non siano aumentati, sono stati rimossi così a caso, giusto per farmi lo scherzetto del giorno. Ecco, per norme della community, motivi soliti generici, tra l'altro proprio gli ultimi 37, dall'ultimo fino al 37esimo, gli altri sono tutti a posto. Mi immagino che sia l'ennesimo problema di flagging di falsi positivi e quindi ho contattato l'assistenza di YouTube, ci stanno guardando e mi faranno sapere, la solita scocciatura ormai ogni tre mesi, devo mettere in conto che almeno un paio d'ore ce le perdo dietro ste cavolate qua, e quindi niente, se sono arrivato in ritardo oggi la colpa è di questo, ho sempre una scusa, sì, è vero, YouTube è una pena, sì, è vero, che dire. Io adesso mi sto spostando un po' anche qua su Twitch proprio per diversificare, poi fortunatamente la nostra community è discretamente, passatemi il termine, decentralizzata, perché siamo presenti un po' su tutti i social, abbiamo Facebook, abbiamo Telegram, quindi di sicuro non ci perderemo di vista per poco. Tra l'altro, curiosità, mi hanno cancellato 37 video ma non mi hanno dato neanche uno strike, così mi hanno detto te li togliamo e basta, frega niente. Soprattutto non posso nemmeno fare il ricorso, meno male, perché altrimenti fare 37 ricorsi ci diventavo scemo. E allora niente, ho contattato, ho fatto rompipalle su Twitter, sì, anche sulla chat, ci guardiamo, vediamo, insomma, tra qualche giorno spero che ricompariranno, che dire, siamo sempre qua. Dunque, nel frattempo purtroppo, ecco, c'erano anche i video sul trading automatico che sono finiti in pasto agli algoritmi di YouTube e quindi dovrete aspettare un po' per rivederli. I backup in teoria ce li ho, ma non sto a ricaricarli altrove, anche perché sennò ci metterai 6 secoli. Aspetto che sistemino sta situazione molto simpatica. Basta, questo è quanto. A parte tutto, dunque, Bitcoin ultimamente non si sta muovendo particolarmente, sono alcune altcoins ad essere protagoniste assolute di questo periodo, proprio perché appunto ci sono alcuni nuovi trend in galoppo, cioè stanno andando veramente tanto, in particolare alcuni legati alla DeFi. Ultimamente si parla molto di DeFi, in primis per lo sbarco del token Compound, che è il token di Compound, che si chiama Comp, che è sbarcato sugli exchange principali. Caspita, in un giorno, è uscito 2 giorni fa, è stato annunciato 2 giorni fa che praticamente lo distribuiscono a tutti i partecipanti alla piattaforma, quindi non c'è un qualcosa di particolare, una token sale o niente del genere, ma banalmente viene distribuito a tappeto a tutti i partecipanti a Compound, chi prende prestiti, chi offre liquidità, eccetera, eccetera. E nel mentre è stato appunto subito listato sugli exchange principali, FTX, Coinbase Pro ha detto che lo listerà, Poloniex l'ha già listato, e insomma ha già attirato l'attenzione un po' di tutti, ha fulminato tutta la concorrenza DeFi perché ormai si parla quasi solo di Compound, e soprattutto ha attirato parecchio, visto che ha fatto per 2 in un giorno, è stata una cosa veramente pazzesca, ha attirato l'attenzione delle masse sulla DeFi, perché adesso ovviamente la prossima domanda che uno si fa è
qual è il prossimo compound, qual è il prossimo token che farà queste sparate, e ovviamente si tende ad andare un po' per somiglianza, e quindi si guarda sempre nell'ecosistema DeFi, che al di là di tutto è un ecosistema veramente degno di nota, non è che è solo hype fino a se stessa. La DeFi è sempre stata una dei miei interessi principali. Purtroppo, che dire, ve l'avevo condiviso ieri un video sulla DeFi, ma è sparito a tempo zero assieme a tutti gli ultimi 37 video che ho fatto. Spero che tornerà presto, perché lo reputavo interessante. Avevo parlato un po' di Uniswap, di REN, di alcuni nuovi progetti nascenti nel mondo DeFi che vale la pena secondo me seguire, alcuni dei quali tra l'altro hanno i loro token, hanno il loro business model veramente interessante, alcuni stanno per lanciare i primi prodotti, alcuni l'hanno fatto da poco. Insomma, è un periodo veramente caldo per il panorama DeFi e vorrei parlarne appunto oggi, farne due chiacchiere insieme a voi e magari guardare i grafici di questi token, che può essere sempre interessante. Vi ricordo che potete sempre, anzi dovete, partecipare tramite le domande, quindi dite la vostra, parlate, chiacchierate, usate la chat, perché si guadagnano anche le shitcoin, fantastiche shitcoin, che sono un token fedeltà che più seguite i miei live e più partecipate alla chat e più ve ne guadagnate. Per vedere quante ne avete, cliccate in basso a destra il mio logo sul player video e vedete il numero di shitcoin che avete. Quando ne avrete 1000 avrete diritto al premio di 0.005 BTC. E basta, questo è un premio per chi appunto mi segue più assiduamente e partecipa ai nostri live. Inizio con il leggere le vostre domande, come sempre, poi direi che ci catapultiamo a guardare i nostri grafici e poi di nuovo leggo le vostre domande. Perdonatemi il ritardo per chi è arrivato adesso, ma guardate qua, questa è la situazione. I video sono stati cancellati, non ho preso neanche uno strike, il canale è ancora su, ma i primi 37 video che avevo fatto sono spariti nel nulla. Bam! Ho contattato il team di YouTube, parlo sempre per chi fosse arrivato adesso, e mi hanno detto che ci guardano e mi faranno sapere, anche perché non posso fare ricorso. Guardate, se io qua dico ricorso, contenuti inappropriati, ovviamente genericissimo, quello che mi dice è dito medio, non è disponibile nessun ricorso, e quindi basta, ciao. Allora, detto questo, ecco, a proposito, prima di iniziare vi volevo anche parlare della Crypto Conference, perché qualcuno mi ha chiesto: ma tu ci sarai, ma tu verrai? Certo che ci sarò, che domande, è l'evento più bello in Italia del mondo cripto, e quindi ve ne volevo parlare in breve, che recentemente sono stati annunciati i primi speaker, tra l'altro, che ci sono veramente delle persone di spessore, perché c'è tutto, diciamo, dal lato startupper, dal lato founder, dal lato anche legislativo, dal lato finanziario, commercialisti, avvocati, c'è veramente un insieme di persone che dicono la loro, presentano progetti, insomma, anche per semplicemente a scopo conoscitivo, a scopo di mindset, è un ottimo evento e è impossibile mancare, diciamocelo. Io c'ero anche l'anno scorso, quest'anno ci sarò di nuovo. A tal proposito, se volete acquistare il biglietto con il mio codice sconto è Boiardi, scritto in maiuscolo, stampatello, così ci vediamo là. Ovviamente avrete uno sconto sul prezzo del biglietto se lo fate, e basta, e ci vediamo lì assolutamente. Ma hanno detto addirittura che hanno una partnership con BlaBlaCar, quindi per chi verrà in macchina potrà fare dei gruppi, diciamo, e organizzare delle macchinate a tutti gli effetti per andare insieme all'evento, per risparmiare un po' e anche per socializzare ancora prima di entrare. Magari io la macchina la prendo su, chi lo sa, vediamo, ci rimarremo aggiornati, anche perché adesso è uscita la prima tranche degli speaker, però mancano ancora tutti quelli internazionali più importanti, insomma quelli che vedete adesso la maggior parte li ho fatti passare, c'erano anche l'anno scorso, interessantissimi tra l'altro, e mancano gli ospiti internazionali che chiacchierano con gli organizzatori. Mi hanno detto che ci saranno veramente delle bombe che non vi posso anticipare, ovviamente, però vale la pena essere sul pezzo. Sarà al FICO di Bologna, tra l'altro, che è una location molto molto più bella di quella dell'anno scorso, che terrà più persone.
A fine novembre, 25-26, durerà 2 giorni stavolta, con ancora più speech, e se dovessero esserci problemi logistici per via di nuove ondate di contagio o cose simili, verrà spostato e il biglietto ovviamente rimarrà comunque valido, quindi non si rischia, diciamo, di buttare i soldi acquistando il biglietto in anticipo, anche perché se si acquista il biglietto adesso ci sono delle scontistiche notevoli. Tra l'altro c'è il nuovo biglietto, che è quello Visitor, che costa ancora meno, e che dire, è un prezzo tutto sommato accessibile a chiunque, direi che è assolutamente consigliabile esserci. Chi c'era l'anno scorso lo saprà, è inutile che glielo dica, chi non c'era l'anno scorso vi consiglio veramente caldamente di farci un salto. Il mio codice sconto, se lo volete utilizzare, è Boiardi in maiuscolo. Bene, iniziamo con le domande. Ciao, presente, sempre al top, un saluto da Tenerife, beato te, qua fuori c'è un tempo agghiacciante, tra l'altro vengono fuori delle ventate, che c'è un temporale in essere, in atto, e ho paura che mi voli via tutto, io lì ho lo stendino con qualcosa sopra e ho veramente paura. Secondo me a Tenerife si sta meglio. Wendelambo, non lo so, ultimamente Bitcoin è talmente noioso con questo mega triangolone che sta durando ormai da più di un mese, è una noia mortale sta lateralizzazione, quindi non c'è molto da fare. Insomma, abbiamo parlato addirittura di trade sulla volatilità con le opzioni, abbiamo guardato come si può andare ad approcciare una situazione di questo tipo, ma per adesso direzionalmente c'è poco da dire. Il trend è laterale, tra poco andremo ad esaminare meglio quelli che sono i prezzi chiave, quelli da tenere sotto controllo, ma vi anticipo già che appunto il trend attuale è non trend, quindi è laterale. Ciao a tutti, buonasera a tutti. YouTube è una pena, ahimè, devo ancora vedere il video, ma vorrei subito chiederti su trading automatico, come accennato in Discord. Il problema è sullo script Rev3 per inserire l'alert, non ci riesco. Allora, sullo script intendi lo script della strategia o lo script study? Perché per inserire gli alert ricordo che ci sono in realtà due modi, adesso permettono anche negli script strategy di inserire gli alert, ma in particolare io avevo mostrato come si fa trasformandolo in study, cioè da strategy a study, e poi fondamentalmente c'è da togliere tutte le condizioni di ingresso e di uscita, da mettere i 3 alert condition, long, short e chiusura posizione, e poi basta, fondamentalmente quegli alert lì parlano col bot che parla con l'exchange. Non saprei cosa dirti, perché dovresti dirmi qualcosina in più, così andiamo a vedere un attimo. Domandona, Twitch mi avvisa che rimangono 6 giorni per rinnovare l'abbonamento, ma mi sono iscritto con Prime Amazon, sai dirmi qualcosa? È normale? Sì, in realtà quando scade il mese con Amazon Prime va rinnovato ogni mese, non è automatico, l'unica rogna è di farlo con Prime rispetto che quello a pagamento. Sì, dura un mese, esatto, poi devi rifarlo, sempre senza costi, ecco. Ciao Luca, ti aspettavamo tutti, e guarda, ero lì a litigare col tubo che non capisce un tubo, come al solito mi fa sti scherzoni e io ci devo litigare no, in realtà, perché poi non è colpa loro, sono sti stramaledetti algoritmi che mi flaggano su tutto, sempre qualsiasi cosa. Hai mai avuto timore su Bitcoin, sia per motivi endogeni che esogeni? Guarda, se per timore intendi la possibilità che possa, come dire, collassare su se stesso, ora come ora no. Ovviamente gli scenari possono cambiare e tutto è possibile, però attualmente non ho mai avuto timore nella possibilità che Bitcoin crollasse, perché principalmente è fatto per, come dire, essere un'alternativa ai sistemi tradizionali, e in quanto tale è robusto, è solido, è sopravvissuto a tutti i ban possibili e immaginabili dei governi, e pertanto quello non lo temo assolutamente. Se i governi ci si mettessero contro, immagino che troverebbe sicuramente il modo, anzi magari di suscitare ancora più interesse tra le persone proprio come alternativa ad essi. Per quanto riguarda la tecnologia, una tecnologia sicura, robusta e solida, quindi al momento è il non plus ultra per quanto riguarda la sicurezza, e direi che non vedo delle prospettive di exploit, bug, falle di sicurezza su Bitcoin. Si parlava dei computer quantistici, ma anche quelli non, sicuramente al momento non c'è nessun tipo di pericolo, in futuro magari ci sarà, ma sicuramente sarà altrettanto facile per Bitcoin modificare i propri algoritmi e farli diventare quantum resistant, quindi ti direi pericoli per Bitcoin non ne vedo, possiamo stare assolutamente tranquilli.
Che ne pensi del fenomeno P-Network? Bufala o progetto da seguire? Guarda, a me non... cioè io non lo lascerei lì dov'è, detto sinceramente. Mi sembra molto un po' Ponzi style, ecco, per capirci. Ma devo rifarlo pagando o mi rimane gratuito? No, rimane gratuito. Con Prime ogni mese scade però va rifatto, però rimane assolutamente gratuito. No, no worries. Ciao Luca, io non mi capacito di come tu riesca a stare dietro a lavoro a tempo pieno, trading, canale YouTube, community e ricerca di progetti e news, considerando che mi sembri uno che non rinuncia alla vita sociale. Più che l'analisi tecnica vorrei imparare il time management. Ma tu scherzi, ma volevo fare un video, cioè lo farò sicuramente, che il cui titolo sarà, ve lo anticipo, come investire il tuo tempo. Perché effettivamente il tempo è un asset maledetto, perché è l'asset più scarso che abbiamo in assoluto, e gestire il proprio tempo è difficilissimo. Quante volte capita che magari si dice, boh, io oggi faccio questo, bello, la giornata libera, faccio un sacco di cose, leggo, guardo questa cosa, esco, vado in palestra, corro, e poi cosa fai? Stai davanti alla TV 5 ore, dici, oh cacchio, sono già le 5, cosa faccio? Fai tutto di corsa e lo fai male. È fondamentale avere disciplina, e anche lì, cioè, è paradossale, perché il trading secondo me ti insegna tantissime cose nella vita, tra cui anche il gestire il tutto con razionalità, perché anche nella vita ci sono due approcci, l'approccio emotivo e l'approccio sistematico, razionale, disciplinato, che si contrappongono estremamente, perché l'approccio emotivo, in base a come ti svegli e come ti senti, fai o non fai determinate cose, le fai bene o male. L'approccio sistematico, tu ti crei uno schedule, un piano di lavoro, cose da fare, e segui quello a prescindere da tutto. Quindi bisogna assolutamente vivere in maniera programmata, cioè ovviamente non qualsiasi cosa, non deve diventare un'ossessione, però lavorativamente parlando, soprattutto 100.000 volte la vita, tra virgolette, programmata, disciplinata rispetto a quella emotiva, perché permette di raggiungere i risultati e gli obiettivi. Cavolo, non ho fatto in tempo a vedere l'ultimo video sulla DeFi. Guarda, che dire, io spero che torneranno presto. Tra l'altro lavoreranno nel weekend quelli di YouTube, penso di sì, qualcuno sì. Vediamo, tra l'altro, ah cacchio, ho sbagliato, ho messo in ordine sbagliato, volevo mettere l'alert box sopra e la chat box sopra, come ne sono accorto adesso. Bravo Pirla, ditemelo, bravo Pirla, perché ve l'ho detto, dovendo modificare la sincronizzazione audio-video, tutte le robe, ho dovuto rifare il template di OBS, e tutta colpa dell'aggiornamento al nuovo OS, il nuovo Mac OS, insomma, basta, tutto a posto. Bufala, basta vedere, per me sì, penso che parli di Pi Network, concordo. Buonasera, una volta che riesco ad esserci, domando se ci sono in giro SIST. Che succede? Ecco, continua qua. Piattaforme o strumenti di rendicontazione delle operazioni di trading o staking o lending. Magari fosse così. Io gestisco così la situazione. Per quanto riguarda le operazioni di trading, mi esporto dei giga Excel e me li tengo in cartelle. Quindi lo storico fondamentalmente. Per quanto riguarda i lending, quindi DeFi e SeFi, faccio un po' lo stesso, del tipo io vado a prendere i log delle operazioni e tengo quelle di interesse, quindi i depositi e i prelievi fondamentalmente, su cui poi c'è da calcolare le plusvalenze a scopo di dichiarazione fiscale e appunto di pagamento delle imposte dovute. E quello, poi lo staking io non lo faccio personalmente, ma lì secondo me l'unico modo è di farti tu una riga in più, magari da aggiungere, che ne so, al trading, una riga in più con il bilancio iniziale finale nel periodo di staking, o metterlo magari insieme alla DeFi, insomma insieme a quelle rendite addizionali, perché a tutti gli effetti poi scende, cioè finisce sotto la categoria rendite diverse, francamente. Dunque, quello sulla DeFi bellissimo, io l'ho visto subito, buon per te, perché magari non ci sarà mai più, speriamo di no, mamma mia. Luca, come mai EOS, nonostante sia un bel progetto, sta perdendo terreno a livello di market cap? Dunque, mi sembra di avere visto che uno sviluppatore se n'è andato da EOS, un core developer, uno di quelli importanti, però, che dire, ultimamente non ha molta trazione EOS, non se ne parla molto. Tra l'altro c'era mica Voice, il suo social network, che doveva uscire in questo periodo, però poi non ho più saputo niente, non ho più tanto seguito. Io personalmente non sono un grande fan di EOS e non lo seguo molto, se non speculativamente, però in effetti adesso è veramente ai minimi, sotto i minimi anzi, è veramente arrivato ai minimi di anni e anni fa. Poi magari buttiamo un occhio sul grafico.
Per la prima volta riesco a seguirti live, grande, mi fa moltissimo piacere, spero che apprezzerai questa diretta. Tra l'altro poi proverò a caricarla sul tubo lo stesso, vediamo che cosa succede, se mi viene flaggata a tempo zero pure lei oppure no, ma vedremo, vedremo. Io ho 1020 punti canale, sono quelle le shitcoin? Non credo, perché mi sembrano un po' tante, io ne ho 272. Devi cliccare sul mio loghetto che lo trovi in basso a destra nel player video. Se tu ci metti sopra il mouse, tra l'altro qua vedo che ho la telecamera in modalità terremoto, dovresti appunto cliccare sul loghetto e vedere in basso a destra il numero di shitcoin che hai, non credo siano i punti canale. Con punto esclamativo points, non come si dice, non sono esatti, quindi non fidatevi di quelli. Piattaforma, ok, io mi sto creando un portafoglio con i token della DeFi in previsione di un futuro. È effettivamente interessante come investimento. C'è da stare attenti come sempre all'effetto bolla, perché laddove poi ci si concentra l'hype c'è quel rischio lì di andare a generare una bolla gigantesca. E sicuramente non farà eccezione, perché adesso già me li vedo nascere progetti DeFi che non c'entrano assolutamente niente, ma solo per dire DeFi, solo con il nome DeFi, e allora già per quello, boom, spopoleranno. Attenzione, perché ecco, bisogna sempre fare ricerca, fare considerare bene quello che si acquista, dove si investe, non alla cieca solo perché è DeFi. Puoi pubblicare i video su altre piattaforme? Ma sì, in teoria sì. Non ci avevo mai pensato, perché cioè le altre piattaforme, ahimè, non sono all'altezza di YouTube come vetrina, un po' il solito discorso, no? Ci sono quelle alternative decentralizzate, però come al solito l'audience è più bassa e quindi c'è da vedere un po' qual è il male minore, ahimè. Per adesso YouTube è il male minore, però se mi continua a fare ste burlone qua è un po' una palla. Poi io adesso mi sono spostato con i live su Twitch, così almeno già abbiamo un dualismo di piattaforme video, così almeno il nostro contatto video ce l'abbiamo qua. Alla peggio farò solo live, 7 giorni alla settimana live, sai che bello. Ciao Luca, un'occhiata al grafico di Nexo, va bene, poi ce la diamo, anche perché ho visto che ha fatto dei bei numeri e c'è un motivo, perché Nexo ha sparato su i suoi tassi di interesse, li ha aumentati al 10%. Qualcuno mi ha scritto, tra l'altro spaventato, riguardo a Nexo, dicendo: ma carica i video su Library. Sì, è vero, è bello Library, però cioè chi se li fila poi i miei video su Library? Solo noi fanatici cripto. Cioè poi il mio scopo era anche comunque cercare di sdoganare un po' l'argomento, no? Di portarlo alla portata di tutti, anche chi non conosce. E ahimè, così facendo, cioè caricandoli su Library, mi sembra difficile che qualcuno da fuori possa incappare nei miei video, quindi dovrò pensarci su. Stavo parlando di Nexo, che ha aumentato ultimamente i suoi tassi di pagamento, i suoi tassi di interesse sul lending, che dà adesso il 10% annuo sulle stablecoin, sulla valuta fiat, e il 5% su alcune cripto, ma non ancora Bitcoin e Ether, su alcune shitcoin tipo Litecoin, Bitcoin Cash c'era dentro, cose di questo tipo. E quindi significa che sta andando alla grande, il suo numero di utenti sta crescendo. Tra l'altro a fine mese, se non erro, dovrebbe essere a fine giugno, paga i dividendi, perché i detentori del token Nexo hanno i dividendi, e quindi magari c'è un po' questa rush ai dividendi. Anche se, ricordo, sono divisi in due, cioè i dividendi in parte vengono pagati agli holder del token Nexo e un'ulteriore parte agli holder del token Nexo da tempo, i long time holder, diciamo, quindi quelli più fidelizzati. Però sicuramente l'utile sarà interessante, quindi dividendi anche, ecco, per capirci. Allora, maledetto YouTube, si scavano la fossa da soli, è una palla, veramente una palla. Per quanto riguarda Nexo, per avere il 10% su Fiat, lo staff mi ha detto che è necessario holdare la loro coin, ti risulta? Oddio, non saprei, mi risultava di no, mi risultava che era sufficiente detenerli. Poi, oddio, mi stai dicendo una novità, adesso mi ci fai riflettere. Devo verificare, sai? Io qualcuna ce l'ho lì sulla piattaforma, ma non so, ti hanno detto anche un minimo, ti hanno detto qualcosa in più. Mi sembra strano, cioè non l'avevo letto da nessuna parte. Dove si compra il token Nexo? Il token Nexo dalla piattaforma ti rimanda ad altri exchange, aspetta che te lo dico subito.
Allora, andiamo a vedere il nostro caro CoinMarketCap. Allora, CoinMarketCap. Andiamo a vedere Nexo e vediamo in quali exchange è a disposizione. Markets, Huobi, ITBTC che lo eviterei, Hotbit mai usato, Binance DEX, però c'è quello, insomma, il token su Binance Chain, Uniswap, ecco il nostro exchange decentralizzato, Uniswap. Prova a vedere quanta liquidità c'è su Uniswap, che così è anche addirittura decentralizzato il trade, non c'è bisogno di creare account su altri exchange se magari ti ruga la cosa, ecco, potrebbe essere interessante quello. Allora, una specie di ETF? No, oddio, mi sono perso qualcosa. Ah sì, riguardo all'acquisto dei token sulla DeFi, una specie di ETF con le percentuali di capitalizzato versus il totale dei primi 10 token, aggiornato trimestralmente. Bello, mi sembra un ottimo piano in quanto ad allocazione di capitale. Sì, lo staff mi ha detto che devi detenere il 10% del valore totale fiat che hai depositato. Ah, non lo sapevo, caspita. Ma io ce l'avrò a sto punto, perché io l'ho dato per scontato. Secondo me no, devo verificare. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Devo assolutamente verificare, se no mi accontento dell'8%, vi dico la verità. Non ho intenzione di holdare un token volatile solo per ottenere una rendita maggiore. Cioè il token lo holdo se lo voglio holdare come investimento, ma non per soltanto per la rendita. Quindi c'è da rifletterci altrimenti. Riguardo invece al tuo discorso, Teocala 89, guarda, ti butto lì anche questa alternativa. Su FTX recentemente hanno messo in piedi il future DeFi, che oddio è un future, quindi non è un vero e proprio, cioè non possiedi a tutti gli effetti i token, però vedi, è una media pesata, un po' come quella che hai fatto tu, immagino, di questi 11 token legati al mondo DeFi: Kyber, Ethland, Maker, Kava, ZRX, LRC, che mi pare sia Loopring, REN, Augur, che è RAP, Bancor, Synthetix e Comp. Quindi con un solo future, per l'appunto, con un solo strumento, ti esponi in maniera pesata a tutte queste coin. Poi mi pare che se vuoi vedere quanto di ognuna ce n'è, te lo dovrebbe dire, non è vero, sì è vero, no, mid cap, dunque di solito ti diceva anche da qualche parte le percentuali, forse qua in fondo, eccolo qua, ecco qua c'è il peso attualmente e adesso ogni quanto viene ribilanciato, e qua ti dice come viene calcolato il prezzo, su quali come dire exchange viene calcolato, sul ribilanciamento non ti saprei dire, index price, vabbè, insomma ti rimanda lì. In ogni caso, giusto per fartelo sapere, se col perpetual c'è il funding, quindi magari non ti viene voglia di holdarlo, ma col future no, solo occhio alla scadenza e basta. Torniamo a noi. Allora, sì, il 10%, ok. Il colonnello Bixio della Guardia di Finanza. Eh sì, anche quello era stato uno speech interessante, perché poi il bello di avere comunque persone così provenienti da diversi campi è di riuscire a creare dei confronti, delle tavole rotonde interessanti. Si copre l'aspetto fiscale, si copre l'aspetto normativo, si copre l'aspetto tecnico, insomma è veramente trasversale, cioè torni a casa dicendo wow, questa è un'industria estremamente fertile, non siamo due nerd che ci facciamo delle pippe mentali davanti a dei grafici, è un'industria veramente fertile, ti gasa, ecco. Altrimenti resta il normale 8% annui. Mi manca Comp perché è appena uscito e tra l'altro è in bollissima, quindi occhio a Comp perché è massacrante, cioè acquistarlo adesso è veramente un rischio. Io sto aspettando i dividendi di Nexo, se non li distribuiranno, cioè figurati se non distribuiscono i dividendi, anche perché se no davvero è una mazzata alla credibilità. No, cioè, su quello non ho dubbi, anche perché se, cioè davvero si tira la zappa sui piedi, di solito a fine giugno o giugno-luglio insomma li dovrebbero distribuire. Come le figurine Panini, Ripple ce l'ho, Tron ce l'ho, Comp manca. Cos'è successo? È partito un mezzo blackout.
È andata via la connessione, no. Stanno cascando giù dei fulmini incredibili. Adesso mi ha fulminato qualche altro video anche YouTube. Ho preso veramente un colpo. Si è flashato un attimo la luce. Non so se avete visto anche in video. Allora, ciao, mi sono perso qualcosa, è già passata l'ambulanza. No, niente ambulanza per adesso, assolutamente niente ambulanza. E non so se passerà oggi, ho chiuso anche la finestra perché ve l'ho detto, c'è una tempesta fuori, quindi non ho deciso di chiuderla. Come Aldo nello sketch della montagna, non posso né scendere né salire, esatto. Praticamente è così Bitcoin, non sa dove andare, perché quando scende arriva la domanda e lo fa salire, quando sale arriva l'offerta e lo fa scendere. Cosa ne pensi della scadenza sulle opzioni del 26 di giugno di 105,4K? E c'è una bella FOMO sulle opzioni ultimamente, ci sono degli open interest veramente alti, però, la scadenza delle opzioni muove molto meno il prezzo rispetto alla scadenza dei future, perché, come dire, cioè, ha un peso differente. Le opzioni solitamente vengono usate molto come hedging, spesso sono dei trade cosiddetti delta neutral, ovvero si acquistano e vendono diverse opzioni per non ottenere una non esposizione al prezzo. Quindi vi dico, sarà interessante vedere quello che accade, ma in passato, anche era successo non molto tempo fa, che c'era una quantità gigante di opzioni che scadevano. Neanche un mese fa, qualche settimana fa forse, non è successo praticamente nulla, quindi non direi niente. Ciao, hai sentito di Wirecard? Sì, è l'emittente di varie carte cripto e sembra messo molto male. Assolutamente sì, ho visto che è a rischio bancarotta, sono crollate le loro azioni e sono messi veramente male. È l'emittente, se non erro, di alcune carte tra cui crypto.com e qualcos'altro, non lo so. Wirex no, perché mi pare che si chiami Contis, quello l'emittente di Wirex. Comunque sì, ho notato. Ciao, dove pensi possa arrivare Bend? Sono entrato e andiamo a vedere dopo Bend. È molto interessante. Davvero assurda sta situazione di Wirecard, che se non trovano il modo di approvare il bilancio 2019 rischiano la bancarotta. Sì, effettivamente sì. Hanno scoperto di avere dei buchi di liquidità ciclopici praticamente. Sarà bello vedere cosa sta succedendo. Interessante il time management. Bene, mi fa piacere che vi interessi perché è veramente, insomma, è un argomento di tutto rispetto. Qual è il sondaggio di oggi? È vero, ci devo pensare, ci devo assolutamente pensare. Come decidi quando aprire lo short di copertura? Ma guarda, solitamente lo short di copertura lo apro quando sono esposto praticamente solo long, quindi magari ho soltanto la mia posizione spot, i miei bitcoin acquistati, oppure ho aperti dei long e basta, oltre alla posizione spot perché quella ce l'ho sempre, e non ho protezioni short, quindi sono net long, come si suol dire, al 100%. Cosa succede? Succede che vedo un pattern oppure qualche segno di setup potenzialmente A di inversione di trend long, B, scusate, di esaurimento di trend long, B di inversione di trend e quindi di passaggio da rialzista a ribassista. Quello che faccio solitamente è appena vedo un primo setup potenzialmente short, anche molto anticipatore, io una coperturina la metto, giusto per parare un po', che poi non vuol dire ovviamente essere net short, perché è totalmente un'altra cosa, cioè sono sempre net long, ma poi apro una piccola copertura short. Immaginatevi, per capire l'equivalenza, che faccio sempre questo esempio, che io ho acquistato Bitcoin, li detengo e a un certo punto vendo qualcosina. È la stessa identica cosa. Per poi, ovviamente, tenere d'occhio un'eventuale discesa o recupero o altri setup long che arrivano più avanti e chiudere il mio setup short, che può essere in perdita o in guadagno, non importa, non è un setup speculativo, quindi si ragiona meno sul capitale a rischio e di più sulla copertura. Quindi la quantità, cioè per essere quantitativo sulla copertura short, io solitamente vado a pesarlo sul totale della mia posizione spot o long. Quindi se io, che ne so, ho 10 Bitcoin, supponiamo, e voglio aprire una copertura al 10%, significa che sono short di un Bitcoin su 10, ok? Banalmente. Quindi se il mercato scende, ovviamente io perdo in netto sul dollaro, però meno che se fossi 100% long. Per quale motivo? Perché ovviamente ho la mia coperturina. Lo scopo, il senso ovviamente, se sono net long coperto short, è che sono comunque bullish ovviamente sul lungo periodo, però sul breve c'è qualche segno di indebolimento dell'uptrend. Il senso è un po' questo.
Tezos Bitcoin come lo vedi? Lo guardiamo dopo. Sandbox Game e Token Barcellona, grazie per le tre risposte. Allora, Sandbox Game, io ho ancora lì la mia land e credo che la terrò per molto tempo. E Token Barcellona, ho visto che cos'è CHZ, no? Che eroga questi token. Non seguo il progetto, mi dispiace, però vedo che c'è molta hype, solo che è un progetto mosso talmente tanto da hype che mi rende veramente difficile quantificarne il valore. E quindi sono un po' in difficoltà. Oh, ci mancava la live questa settimana, sì, lo so che vi mancava, infatti, ma non l'ho fatta perché in realtà avevo un impegno martedì, allora ho detto, boh, già che ci sono una mezz'oretta ce l'ho, faccio un'analisi, la carico, così almeno un contenuto lo metto, che adesso è sparito, tra l'altro, perché mi hanno ranzato via anche quello, ma sì, via, mattanza YouTube oggi, e... Però tra l'altro anche ne ho approfittato perché qualcuno mi dice caspita però così tanti live così tanto lunghi faccio fatica un po' a seguire tutto. Allora ho detto boh per stavolta facciamo un contenuto un po' sintetico con giusto l'analisi straight to the point e poi facciamo il nostro live venerdì. Però non è mai stata mia intenzione togliere i live ovviamente. Cioè grazie solo live e poi a qualcuno invece piacciono molto i live, sinceramente a me piacciono molto i live perché cioè, c'è interazione, riusciamo a parlare, a confrontarci, voi mi dite guarda qui, guarda lì, io vi rispondo, c'è feedback, a me piace molto di più, poi li carichiamo sempre sul tubo, col minutaggio tra l'altro, così se sul tubo qualcuno vuole andare direttamente all'analisi, apre la descrizione, clicca sul minutaggio dell'analisi e via, ed è bella che fatta. Ciao, pensi che il trading automatico tramite bot sia sostenibile? Che dire, assolutamente sì, perché, cioè sostenibile nel senso, bisogna contestualizzarlo come tutte le cose. Non si può pensare di dire faccio un bot, lo metto lì e basta, guadagno nel sonno, oh, cavolate del genere, perché quelle lì sono favole, no? Che ti racconta chi ti vuole vendere dei bot solitamente, non è assolutamente il mio caso e io ti dico quella che è la verità, cioè fondamentalmente il lavoro di costruire un portafoglio di trading automatico significa innanzitutto allocarci del capitale, quindi sempre nella torta del tuo patrimonio complessivo, come c'è la fetta crypto, la fetta stocks eccetera eccetera, nella, come dire, in una sottofetta, come ad esempio faccio io crypto e c'è la sottofetta trading, aggiungo una sottofetta trading automatico, ok? E questa allocazione di capitale poi la spartisco su varie strategie, perché anche lì c'è sempre il discorso di non mettere tutto nello stesso paniere, come non ha senso mettere tutto nello stesso asset o nello stesso setup di trading oppure nel tutto trend follower, insomma tutto in un modo, non ha neanche senso mettere tutto il proprio capitale del trading automatico su una singola strategia, perché le strategie sono imprevedibili, ok? Magari hanno funzionato benissimo in passato, però non possiamo sapere in futuro come andranno. Possiamo a grandi linee capire se una funziona meglio nei trend, se una funziona meglio in lateralità, se, però da lì a dire renderà XYZ inizia a diventare complicato. Di conseguenza conviene innanzitutto farsi appunto un portafoglio di più strategie backtestate e da vedere che in parallelo funzionano bene. Esempio, una che lavora bene sui trend assieme a una che lavora bene in lateralità, così si compensano un po' a vicenda, una su Bitcoin, una su un altcoin, una non lo so, e anche lì con delle percentuali dedicate, ovviamente pesate in base al rischio, a tutti i propri parametri. Questa è una cosa da fare, da creare appunto un portafoglio che poi viene gestito dai bot e ovviamente anche lì ogni mese si va a valutare la performance, si va a vedere tu hai reso di più, tu hai reso di meno, ci va a capire il perché, se una strategia è da bocciare, se c'è da implementarne un'altra, se è da modificare, se è da riallocare il capitale di più sul trend follower, di più sul laterale, e così via. Ecco, è un lavoro anche quello, scordatevi del fatto che il bot, ma sì che bello, vado in spiaggia e intanto il bot guadagna per me, no, quelle sono favole, ripeto. Sono rimasto tagliato fuori sul trading automatico ora che i tuoi video sono off, che dire, spero che torneranno on il prima possibile, sempre ste rogne ci sono. È necessario detenere 60 token Nexo. 60, basta, tutto lì, cosa sono? $6, $10? Mi sembra strano. Sì, sembra che è lo stesso meccanismo di Celsius, che anche Celsius ti dà un tasso più alto se... però mi pare che Celsius ne devi avere parecchi e in più devi farteli pagare in token Cell anche, se vuoi il massimo. Io non lo sto facendo, vi dico la verità.
Anch'io mi accontento. Un articolo su Cointelegraph dice che sono riusciti ad hackerare un wallet Bitcoin in 30 ore. Sì, l'ho letto, però... bravo, esatto, mancavano solo 4 parole del seed, il resto lo avevano già. Ovvio che se uno rivela un tot di parole, cioè il difficile qual è? Il difficile è a random fare brute forcing, quindi tentare a caso di beccare una combinazione di parole che ti esce fuori un wallet o di una chiave privata, è impossibile, diciamolo pure. E se ovviamente hai già praticamente tutto il seed, cioè ogni parola che hai già, il tempo si riduce perché hai meno combinazioni da provare. E se ovviamente ne mancano solo 4 è abbastanza easy. Direi che è stato abbastanza sprovveduto chi ha mostrato il seed. Puoi salutare mia mamma, si chiama Malika. Certo, ciao Malika, un saluto. Se sei una cripto investitrice anche tu, meglio ancora. Bravi, bravi. Ci aggiorni durante i vari live sulla strategia delle opzioni che utilizzi nei vari momenti? Certo che vi aggiorno, ci mancherebbe altro. Ultimamente, tra l'altro, poco fa volevo aprire un long volatility, cioè poco fa, ieri, però non l'ho ancora fatto perché anch'io in verità sto approfondendo e devo farmi i miei schemini, le mie simulazioni, sto ancora, come dire, imparando, e lo faccio insieme a voi, lo sapete. Su Telegram vi condivido sempre tutto, tuttissimo. Nel sondaggio io avevo detto che la carta cripto era uno scam, il sondaggio non mente, ma in realtà non è uno scam, adesso attenzione, perché non penso che fallisca crypto.com, al limite si appoggerà a un altro emittente della carta, cioè sono due cose diverse, l'emittente della carta sono cavoli suoi, cioè è un'azienda a parte, non ha niente a che vedere con chi emette la carta tramite lui, quindi non vuol dire assolutamente niente. Continuerai a fare due live a settimana? Io voto sì. Eccolo qua, il primo sondaggio del giorno. Cosa ne dite? Allora, vado subito a fare il sondaggio. Vi chiedo quanti live volete. 0, 1, 2, 1000. Vediamo. Allora, creiamo subito il sondaggio. Gestisci sondaggio. Dov'è? Eccolo. Torno subito, mi raccomando, non scappate via perché tra poco poi andiamo a vedere anche i grafici. Quindi, quanti live volete a settimana? Che ovviamente questo sarà un campione estremamente biased, come si suol dire, perché voi mi state guardando live, quindi non credo che voterete no. Allora, uno più una analisi concisa, come questa settimana, insomma. Due live, ci piacciono le cose lunghe, no, non ci sta tutto. Due live, viva la lunghezza. Oppure solo analisi concise. Durata del sondaggio 5 minuti. Votare subito. Votare subito. Allora, sopra la chat dovreste vedere la tendina del sondaggio. Tirate giù e votate. Ditemi cosa ne pensate. Allora, ciao, sono nuovo. Bene, ben arrivato, benvenuto tra noi. Spero che rimarrai. I live sono una figata. Se trovi i live rischi la crocifissione in pubblica piazza. No, dai, non me ne vogliate. Sì, spiegaci meglio come guadagnare con il token comp, soprattutto se conviene con la transaction fee. Come guadagnare? È speculazione, perché il token comp non offre dei guadagni ulteriori. Il token comp è un token di governance. Lo scopo del token è votare e proporre modifiche alla piattaforma Compound, quindi è un po' come come il token MKR Maker sulla piattaforma MakerDAO. Quindi adesso, ad esempio, stanno proponendo delle migliorie come la collateralizzazione in USDT, mi pare, come c'era qualcos'altro, insomma, in ogni caso chiunque vuole può proporre una modifica e può votarla, e gli altri possono votarla. Hai pensato alla mia offerta di 2 giorni, sabato e domenica, da te, che fare tipo un mega raduno? Ma in realtà prima o poi lo facciamo un bel raduno, sappiatelo che ci troviamo, cioè ci tengo anche a tenere viva la community. Ciao Luca, scusa il ritardo, ma di che? Cioè tu a me me lo dici, poi io che sono in perenne ritardo ogni giorno della mia vita. Viva la lunghezza, non lo posso votare. Lo so, l'ho detto apposta. Grazie alla tua spiegazione sullo straddle durante questa lateralizzazione vado alla grande. Ma tra l'altro lo straddle come copertura, lo short straddle, mentre uno magari ha già delle posizioni aperte, come copertura può fare un cosiddetto rolling, ovvero
aprire la posizione straddle, short straddle, quindi andare a vendere la volatilità, a incassare il theta, quindi il premio dell'opzione del giorno dopo, e il giorno dopo rinnovare al giorno dopo ancora, e così via, così via, così via, finché prima o poi ovviamente ci va male, perché prima o poi la volatilità arriva, ma lì ovviamente si punta ad essere coperti, non è che si fa in maniera nuda, perché vendere le opzioni, una cosa che non mi stancherò mai di ripetere è che vendere le opzioni nude, quindi fare soltanto short options, è gioco d'azzardo, perché è un rischio pazzesco, cioè vendere un'opzione nuda significa perdita illimitata, profitto limitato, quindi deve sempre, 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 sempre essere una posizione coperta da uno spot sottostante, da un future, da un perpetual, insomma coperta è l'importante. Allora qua già iscritto già scritto e mi è stato cancellato, mi spiace, forse avevi scritto in caps lock. Trading automatico, come si può agganciare l'alert sull'ultimo script agganciato nel mio caso in BitMEX attraverso TradingView Hub? Non ci sono riuscito, non so che stringa di testo devo inserire nell'alert, magari sbaglio tutto. Cioè mi spiace che non c'è più il video, se no ti direi di darci un'occhiata, però fondamentalmente c'è da inserire la stringa, cioè nell'alert, nel webhook, cioè c'è da inserire l'URL del server di TradingView Hub e nel messaggio quello che ti genera TradingView Hub. Tu fai generate dopo aver impostato l'ordine come mostrato nel video, quando tornerà online, spero che lo farà, lo potrai rivedere, e poi copiare e incollare lì nel webhook, così una volta che esce l'alert manda esattamente quel messaggio lì al bot che lo elabora e genera l'ordine. Urge un video di approfondimento sui vari tipi di future. Già, lo volevo fare proprio, sì. Perché tra l'altro anche sui vari exchange che propongono future, la differenza, cosa c'è da uno in più e l'altro, insomma, ci può stare. Mi piacciono le live perché vengono ricaricate su YouTube e nella descrizione ci sta il minutaggio. Esatto, incluso le domande della chat. Sì, infatti l'idea era quella, per renderlo più fruibile a chi la guarda dopo e non costringerlo a spararsi un mattonazzo di 2 ore, metto tutto il minutaggio con gli argomenti principali. Ovviamente non ogni virgola, se no viene una descrizione più lunga del video, che a tempo di leggerla e uno ha già visto tutto il video, però almeno da sapere, che ne so, voglio vedere l'analisi, vado lì, voglio, c'è una domanda interessante, tac, me l'ascolto e così via. Se è lunga si può tagliare, ma se è corta mica si può allungare, questa è una filosofia di vita. Ciao Luca, scusa il ritardo, ma di che, viva il raduno. Lo facciamo. Dove possiamo studiare le opzioni? Dunque, i video sulle opzioni non dovrebbero essere ancora spariti, se non erro, non lo so, poi, però non dovrebbero ancora essere spariti, poi magari spariranno a breve, però non dovrebbero essere spariti, per l'appunto. No, vedo che sono i primi 37, non gli piacevano, quindi se tu vai sul mio canale ti cerchi, dunque lo volevo andare a vedere proprio con voi, allora eccoci qua, il tuo canale, dovresti vedere nelle playlist trading di opzioni, questa qua, fortunatamente questa c'è ancora, vediamo quanto dura, no, scherzi a parte, qua ho fatto un intro sulle opzioni, quindi giusto per capirle, e poi per approfondirle, non lo so, magari adesso avevi in mente di fare qualche video un po' più pro, visto che ormai le abbiamo sdoganate queste opzioni, quindi aspettatevi altri contenuti. C'è Band che balla su e giù, sono curiosa bestia di un tuo parere, adesso lo andiamo a vedere, anche perché da quant'è che 47 minuti senza aver visto i grafici, allora stop subito alle domande, andiamo a vedere i grafici, caspita, no, il tempo sta volando, 47 minuti senza aver visto i grafici, adesso già mi immagino su YouTube gli insulti che pioveranno. Allora partiamo da Bitcoin, fortunatamente non c'è moltissimo da dire. Allora, Bitcoin è in una fase macro di lateralizzazione a tendenza triangolare, diciamo. Qualcuno mi ha fatto notare, ma non è che è una bear flag, perché così? Oddio, possibile, però per ora tendo più sul pattern triangolare, perché ci sono un numero maggiore di test, vedete, tac, 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 e si fermano tutti lì, quindi per me è più significativo, con sotto questa uptrend line. In realtà è laterale, cioè il fatto che sia triangolo scendente, discendente, non vuol dire assolutamente nulla, anche perché mi ricordo che qualcuno diceva nei giorni scorsi che questo era un triangolo ascendente,
ascendente, quindi si aspettava già Moon, questo era un triangolo ascendente Moon, e puntualmente sono stati rotti a ribasso. Quindi bisogna anche sdoganare il fatto che il mito, cioè falsificare il mito che una lateralizzazione a triangolo ascendente è bullish, perché non è detto, cioè può voler dire che c'è un po' di segno di domanda, ma fin tanto che la domanda non sovrasta l'offerta al punto da fuoriuscire dal pattern, siamo sempre lì, ok? Quindi, ritornando a noi, ci troviamo compressi tra due aree di liquidità, una è questa, il range high, e l'altra è il range low, quindi il range high si trova a 10.000 e appena sotto e sopra c'è liquidità, perché abbiamo questa botta di liquidità, quest'altra, qua sotto le abbiamo avute in passato più e più volte, quindi adesso forse si è spostato un po' più in alto la liquidità visto questo spike, quindi la zona a cui c'è da stare attenti magari è quella di 10.500 e appena sotto, insomma, questo pool qua, ecco, e sotto invece abbiamo 8.550, 8.750 se vogliamo, questa area, nonché range low, ok? Quindi questa è la zona laterale in cui Bitcoin si sta muovendo. Al suo interno poi si sono formati dei sub-range, se così li vogliamo chiamare, in particolare due zone intermedie, una 9.500 che è un attrattore di prezzo importante e l'altra è qua 9.200-9.250 che anche in passato vedete che ha fatto un po' da range middle, se vogliamo, cioè in realtà anche 9.500, ma anche questo sono un po' i quattro livelli che stanno direzionando il movimento all'interno del range. Personalmente questi due, che sono i due range middle, chiamiamoli, ci stanno per un'analisi più intraday, perché altrimenti uno si basa tranquillamente sul range, aspetta i setup sul range, che è quello che sto facendo io. Sull'intraday invece ci può stare dire: ho recuperato questi due livelli, ho un bias più bullish, magari vado a cercare il long sul breve e cose di questo tipo qua, insomma. Stanno reagendo, il prezzo sta reagendo anche a questi livelli perché, come vedete, si generano spesso e volentieri dei pool di liquidità nel loro intorno. In questo caso si è generato, poi è stato violato a ribasso, lo abbiamo ritestato e adesso ci stiamo muovendo in lateralità. Non abbiamo dumpato di nuovo neanche dopo il retest perché qua sotto si è comunque formato un pool di liquidità in domanda e quindi la situazione è ancora dubbia, estremamente dubbia. Pertanto i primi segni che dobbiamo attendere, la faccio breve perché non c'è davvero tantissimo da dire, poi magari buttiamo un'occhiata sulle opzioni. I primi segni da attendere sono, allora, la fuoriuscita da qui, che è un blocchettino in cui ci stiamo chiudendo, quindi abbiamo un pool di offerta 9.600 appena sotto, qua sopra, e un pool di domanda che è questa zona qua, 9.200-9.260, ok? E anche sotto volendo, quindi dobbiamo fuoriuscire da qui, banalmente, ecco. Come fare? Ci vuole una chiusura confermata al di fuori da questi intervalli, che può essere qua fuori o qua fuori. Confermata però, perché altrimenti c'è il rischio di falso break. Domande offerta se ne sono già viste, agli approcci con i livelli stessi, ad esempio qui, e ad esempio qui con più o meno forza. Di conseguenza conviene sempre, a mio parere, aspettare le chiusure e almeno una conferma per essere quantomeno un po' più sicuri. Una volta che abbiamo quella conferma lì, porte aperte a chi vuole fare operatività intraday seguendo la direzione che abbiamo impostato. Mi piacerebbe di più ovviamente che si rompesse a rialzo, proprio perché il macro è bullish. Prima del mega consolidamento triangolare abbiamo un bel movimento rialzista e quindi ovviamente il long è favorito dal macro, dalla probabilità globale, ecco, piuttosto dello short. Però chiaramente se dovessimo andare a rompere in primis, vabbè, qui, poi a perdere la uptrend line, che sarebbe comunque un altro bias, un'altra mossa che porterebbe ad un bias più ribassista, cioè proprio sta tremando tutto qua, e infine la perdita del range low, caspita, sarebbe veramente brutta, perché se è vero che all'inizio questa era una banale lateralizzazione che anche se rotta non avrebbe fatto perdere il bias bullish sul macro, io lo avevo messo come livello di riferimento qua, ok?
Quindi 6008 è il worst case scenario sul quale comunque si mantiene il bias bullish. In questo caso, vi dico la verità, visto che comunque la lateralità è durata tanto, 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 si sono accumulate posizioni, si sono aperte e chiuse, quindi si è un po' rimescolato il mercato, ok? Se prima era un mercato ancora in reazione all'impulso, perché impulso fortissimo, cioè un impulso fortissimo, porta con sé tutti i trader che hanno le posizioni aperte, chiaramente. Poi, di solito, quello che accade è che c'è il primo sell-off, che svuota un po' di posizioni aperte long, nel caso di un impulso rialzista, e equilibra un tantino. All'inizio si aveva squilibrio in favore della domanda, c'è la svendita, inizia ad esserci un po' più di equilibrio e si inizia a lateralizzare. Tuttavia c'è ancora ovviamente uno squilibrio se ci si pensa a favore della domanda, a meno che nel frattempo non sia state fillate degli short e delle svendite con volumi epici, ok? E quindi che accade? Accade che c'è una tendenza comunque a mantenere il bias dell'impulso precedente. Questo è il motivo per cui quando il mercato lateralizza dopo un impulso rialzista si dice accumula e molto probabilmente farà un breakout, che effettivamente spesso è vero, perché il macro va sempre tenuto in considerazione. Però quando la lateralità inizia a durare tanto tempo, quello che accade è che si rimescola il mercato, si rimescola, tac tac tac, si inizia a chiudere le posizioni long, ad aprire altre posizioni short, insomma capite che è più difficile inquadrare la situazione. E se poi il tutto si risolve con un breakdown, caspita, significa che comunque da questa mega zona di equilibrio si è usciti con squilibrio verso a favore dell'offerta, ed è un segnale forte nonostante il contrasto con il macro rialzista in precedenza presente, ok? Che è ancora presente, però comunque appunto una fuoriuscita da un range lungo a ribasso shakerà un po' la situazione, ok? Tra l'altro adesso io ho la mia copertura short aperta al 10%, il mio piano è che se dovessimo andare a chiudere qua sotto ovviamente andrei a incrementarla per ovvi motivi, perché ve l'ho detto, insomma, con buona probabilità si andrebbe in primis ad affrontare i 7600, e nel caso di perdita dei 7600 la landing zone successiva potrebbe essere 6900, c'è da seguire un po' questi due step. E basta, questo è quanto. Quindi la protezione short, ci sta anche lo short speculativo per chi invece non opera come me in accumulazione di Bitcoin, e al contrario ovviamente in caso di rottura del range verso l'alto questa è una bomba, perché conferma il bias precedente dopo anche tutto il periodo accumulativo. Rompendo a rialzo, facciamo un higher high rispetto a questo punto qua e anche a questo punto qua, quindi andiamo a fare un higher high con una, come dire, un non so come chiamarlo, una valenza guardando all'indietro di un anno praticamente, quasi. E è una mossa veramente importante, se poi viene confermata dà il via a tutti gli effetti a una bull run bella e buona, ok? Quindi questo è Bitcoin detto molto molto banalmente. Di altro non ce n'è, ve l'ho detto, c'è l'operatività intraday volendo. Parlando invece un po' di opzioni, guardate, io c'ho questo options viewer che mi scansiona le opzioni di Deribit, e di solito adesso ultimamente sto guardando molto quelle a bassa volatilità implicita, proprio perché il mercato è compresso da mo, ok? In particolare a scadenza non immediata, perché ovviamente a dire un'opzione che scade il 20 di giugno, domani, il 21 di giugno, dopodomani, è difficile, molto difficile che il mercato esploda proprio adesso, proprio domani, ok? Più la scadenza è distante e più c'è probabilità, ma non perché ho fatto qualche analisi mistica, perché banalmente se tu prendi un evento che accade più raramente di un altro, la volatilità col ranging, ovviamente più estendi il numero di possibilità, cioè lanciare una moneta, immaginatevi, ho un evento, il lancio di un dado che deve uscire uno, il numero uno. Se io lo lancio una volta a scadenza un giorno ho poca possibilità, lo lancio due volte ho il doppio di possibilità ma sempre poca, se lo lancio 15 volte qualche possibilità in più ce l'ho, ok? Adesso è
una metafora sbagliata, perché lì è veramente il lancio di un dado, è puro azzardo. In questo caso sono forte del fatto che Bitcoin è ipercompresso, i volumi sono fermi, l'open interest è in aumento, e quindi dico, non è così improbabile che arrivi la botta di volatilità. Non posso sapere quando, ovviamente, però certamente è difficile che sia entro domani, che sia entro dopodomani, che sia entro il 26 di giugno anche. E quindi io di solito, cioè ultimamente, guardavo quelle del 3 luglio. Quindi qua avevo messo un bel filtro 3 luglio e avevo visto che, caspita, alcune sono prezzate con una volatilità implicita minore di 60. Quello che c'è da considerare sono due cose. Allora, innanzitutto il delta. Perché se io voglio aprire una posizione indifferente dall'andamento del prezzo, cioè che salga o scenda, voglio fregarmene solo della volatilità, la sommatoria del delta totale deve essere il più vicino a zero possibile. Delta neutral si chiama, e gamma la stessa cosa, ok? Quindi tanto più la posizione è delta neutral, tanto più io non risento che salga o scenda. Se io faccio dei long strangle, long straddle sulle opzioni con delta uguale a zero, significa che io sto andando long volatility, per tornare alla terminologia di prima, ovvero io guadagno se si palesa volatilità. Se io le sto vendendo, vado short volatility per il motivo opposto. Se vado long volatility, devo fare i conti con teta, che è quest'ultima colonnina qua a destra. Teta mi dice quanto perdo se compro l'opzione ogni giorno. Quindi se io sto andando long sull'opzione, che ne so, questa qua, la colla 9500, adesso si continuano a sfasare, vabbè, significa che io, facciamo che le metto in ordine in questo modo. Allora, abbiamo detto la call 9500 e ad esempio adesso anche la put 9500, anche se non sono esattamente delta neutral, la put 9250, ok? Che così ho un delta che è pari a 0,01 circa, pressoché neutrale. Tuttavia, ogni giorno perdo 26 dollari. E ogni aumento di un punto della volatilità implicita ne guadagno 14. Quindi io sto dicendo che secondo me la volatilità implicita aumenterà molto di più di, come dire, 2 punti al giorno, perché è quello che mi compensa il teta. Se così non fosse, io ci sto perdendo e ci guadagnerei di più a vendere per queste opzioni, perché vendendo io incasso il teta. Poi tenete in considerazione che la vega, che è quanto guadagno da appunto un punto in più di volatilità implicita, è variabile, non è che rimane tale quale fino a scadenza, varia giorno dopo giorno, e quindi c'è da tenere in considerazione anche quello. Fondamentalmente, se comprare delle opzioni significa che se la volatilità aumenta io guadagno se sono delta neutral, se le vendo significa che io guadagno se il mercato rimane fermo, ok? Quindi io incasso il teta, nell'altro caso perdo il teta e incasso il vega, come si suol dire. Basta, questa era una piccola parentesi opzioni. Io volevo appunto puntare a quelle lì a scadenza 3 luglio per fare un long strangle, per appunto essere delta neutral e comprare la volatilità fondamentalmente. Tra l'altro mi sto studiando, perché su FTX, su Bitcoin, ci sono anche i move, i contratti move, che sono interessanti soprattutto adesso che ci hanno aggiunto le greche. Vedete, hanno aggiunto la volatilità implicita, delta, gamma, e quindi potrebbe essere carino pensare a qualche arbitraggio tra opzioni e move, però appunto uno di questi giorni che non saprò cosa fare ci guarderò. Basta. Allora, qualche altcoin. Visto che abbiamo parlato di DeFi, parliamo delle altcoin del settore DeFi. Vi dico quelle che sto tenendo sotto controllo. Allora, Comp sinceramente è abbastanza, come dire, in bolla, fresca, poco interessante. Tra l'altro vi segnalo una cosa su Comp, adesso non so se è ancora così, però ecco, guardate, il future a scadenza 25 settembre è quotato 146, lo state vedendo. Allora, il perpetual è quotato 192, c'è un bello spread, cosa ne dite? È uno spread goloso. Io avevo fatto anche il grafico dello spread, il 25% di spread, amazing. Cioè, guardate, questo è l'andamento dello spread tra il perpetual e il future a scadenza settembre, 25%, c'è un'opportunità di arbitraggio pazzesca. E tra l'altro il future 26 giugno 165, una via di mezzo, diciamo. E lo spot, per curiosità, lo spot
212. Ma dai, ma cosa sta succedendo su Compound? In ogni caso, queste divergenze di prezzo sono delle opportunità di arbitraggio. In che modo? Esempio, se abbiamo detto il future 25 settembre è bassissimo rispetto al future 26,6, ho il perpetual, shorto il perpetual e longo contemporaneamente il future 25,9 di stessa quantità, ok? Si appiana lo spread, io ho guadagnato dalla differenza. Credo, cioè personalmente, che adesso col fatto che Comp arriverà, aumenterà in liquidità, perché adesso ne hanno distribuiti pochissimi, siamo all'inizio, infatti guardate gli order book sono pressoché totalmente scarichi. Se andiamo a vedere il future magari un po' meno, però non mi aspetto grande liquidità. C'è anche uno spread di 4,26 dollari tra bid e ask. In ogni caso, cioè 152 il prezzo, non 146. Non c'è grande liquidità perché è appena iniziata la distribuzione. Ne distribuiscono, come era, Compound Finance, andiamo a vedere. Dunque, governance, eccolo. Allora, beh, qua c'è il voto, vediamo il token comp, 2880 al giorno. E per ora ne hanno distribuiti 12.000, pochi, ok? Li distribuiscono ogni giorno a chi, ecco, guardate, bello, bellissimo. Vi fa vedere, tra l'altro, quanti ne stanno distribuendo al giorno sui vari mercati, ovviamente in percentuale, cioè se voi andate a dare una percentuale di liquidità di un certo tipo. E andate a dare, che ne so, 50 USDT, non è che vi arrivano tanti comp quanti ne arrivano agli altri, ovviamente ve ne arriveranno meno, però è distribuita a tutti gli utenti della piattaforma, proprio per ottenere una governance il più decentralizzata possibile. E quello che vi stavo dicendo comunque è che con la diluizione della liquidità nel tempo, con il listing su vari exchange, adesso arriverà Coinbase Pro, poi immagino che Binance seguirà a ruota e così via, mi aspetto che i prezzi si appianino abbastanza. Okay, tra i future e lo spot. E pertanto anche questa occasione di arbitraggio mi aspetto che nei prossimi giorni vada, ritorni, cioè non dico magari a zero, ma quasi. Guardate tra l'altro quando è stato listato, no, non Theta, dov'è? No, sì, no, era Theta. Quando è stato listato Theta, cioè, anche qua c'è stata un'opportunità di arbitraggio del 17-18% di spread. E questo è un grafico orario, quindi significa che ogni candela dura un'ora, non è che per un nanosecondo è stato lì. Esattamente come sta accadendo adesso con Compound. Attenzione, non è un trade ovviamente esente da rischi, perché bisogna capire quello che si sta facendo. Non è che adesso c'è da correre tutti, long future, short perpetual. Le controindicazioni sono tre, l'ho postato anche su Telegram questa idea. La prima è che se si va a shortare il perpetual si incorre nelle fees di funding che secondo me, porco cane, non sono affatto basse, meno 0,39. Quindi gli short pagano i long. Quindi se voi andate a shortare ogni ora, cioè la prossima ora pagate lo 0,4% della vostra posizione, quindi magari conviene forse il future 0,626, che almeno c'è, cioè lo spread è più basso, ma almeno non c'è il funding così senza senso, aspettare di avere dei funding un po' più sensati. E quindi quello è uno dei rischi. Il secondo rischio, andandolo a fare appunto sul future, è che il 26,6 scade uno dei due future e lo spread è ancora alto. E in quel caso lì, cioè, si rischia di perdere, perché a scadenza il future tende a convergere con lo spot come prezzo e quindi c'è da stare attenti a quello. E tra l'altro la cosa bella è che al momento lo spot è 212, cioè incredibile, veramente pazzesco. Ci vorrebbe un margin trading dove si può prendere in prestito spot compound, venderlo allo scoperto e coprirlo con un long sul future. Quello sarebbe l'ideale, però se non erro non lo permette FTX e forse neanche gli altri exchange dove c'è listato comp. Sarebbe l'ideale, però niente, era giusto per condividervi questa cosa. Inoltre l'order book è illiquido, quindi se ad esempio si vuole andare a longare il future di settembre, vedete ce n'è 9 a questo prezzo, 1 a questo prezzo, cioè fa in fretta a incorrere in slippage.
Basta, questo è quanto. Altre coin da tenere sotto controllo. Io adesso eviterei di fare follie su Compound perché il prezzo è fuori controllo. Lasciatelo fare un po' di settlement, lasciatelo normalizzare. Ce ne sono altre di coin interessanti. Allora, io ho osservato, sto osservando in particolare, allora REN, che tra l'altro mi è stata segnalata, cioè non mi è stata segnalata, l'ho scoperta grazie a delle discussioni lette sulla nostra community Discord. REN è un progetto che si cioè che verte all'interoperabilità intra blockchain. Adesso non so se l'avete visto nel video di ieri, che ora non c'è, ahimè, pace all'anima sua, ma fondamentalmente è un ponte tra le diverse blockchain, in particolare tra Bitcoin e gli ERC20, permettendo quindi di tokenizzare Bitcoin su Ethereum. Non è l'unica a farlo, però ha dei però, ha delle particolarità, insomma. E ha lanciato la mainnet recentemente, dove ognuno può creare un nodo, si chiama Dark Node, è un nodo per tenere in piedi la rete e ovviamente ricevere ricompense. Il nodo richiede 100.000 REN, che sono di $11,000, 12, adesso è salito ancora, e molti stanno vincolando i loro token in Dark Node, e quindi c'è un bel po' della supply vincolata. Questa è una cosa. La seconda cosa è che il progetto REN comunque è ancora in crescita, perché al momento non è ancora perfettamente integrato con tutta la DeFi, ma passo dopo passo lo sta facendo, e quindi del potenziale ce l'ha. Tecnicamente sta rompendo una resistenza importante, che potrebbe essere questa, e sta approcciando quella successiva. C'è da vedere la chiusura settimanale, e se mi fa una bella chiusura settimanale qua sopra, potrei pensare di entrare in questa zona, ok? Come trade magari più speculativo, ma neanche troppo, con stop loss ad esempio qua sotto. E proprio perché potrebbe andare in price discovery e fare dei numeri molto interessanti. Questo è REN. Poi un'altra che sto tenendo d'occhio è Kava. Kava è un'altra ennesima piattaforma di DeFi. Andiamola a vedere. Eccola. Praticamente nasce con BNB. Il primo di luglio uscirà fuori la possibilità di fare mining di BNB, quindi vincolare i BNB per creare stablecoin. È il solito concept, ok? Molto in voga nella DeFi. E più avanti ci saranno Bitcoin e Ripple. Boh, perché Ripple? Vabbè. Comunque ha delle partnership interessanti. È nato in un launchpad di Binance, quindi c'è dietro Binance, c'è dietro KX, c'è dietro Huobi. E quindi insomma direi che è abbastanza strong. Anche Atom, già meglio di Ripple. E in ogni caso è un progetto che vale la pena tenere d'occhio, perché non ha avuto particolare hype. Al momento non è che faccia impazzire il grafico, perché il grafico settimanale ha questo high che è un po' difficile da raggiungere. Tuttavia il giornaliero potrebbe mostrare un'area di resistenza qui, che se dovessimo rompere sarebbe una sorta di testa e spalle rovesciato, insomma un bel costrutto sul quale eventualmente operare. Quindi se bomba, possibile entry in questa zona, ok? Basta, tutto lì. Kava, poi cos'altro avevi in mente? Niente, mi sa. Poi quelle che mi avete chiesto voi, così poi torniamo a un paio di domande. Bend, guardate, si sta muovendo. Allora, qua c'è un cluster intermedio settimanale, qua c'è una resistenzina giornaliera, e al momento ci si sta muovendo un po' a cavallo. Ha rimbalzato generando domanda sul cluster, sta lateralizzando qui, e adesso quello che vorrei che facesse è una cosa di questo tipo. Sicuramente cozzerà contro quest'altro cluster intermedio, però se dovesse palesarsi domanda e farlo fuori uscire un po' da questa zona di congestione, sarebbe un gran bel segno per quanto riguarda da Bend, considerando anche l'uptrend comunque consolidato su time frame più ampi. Erd, mi avete chiesto, che tra l'altro non so se sei qui, carissimo vicein holder, ti chiami, tu me l'avevi detto da tempo, è da tempo che mi stai dicendo: Erd, guarda Erd, vi consiglio di darci un'occhiata, perché dicevi c'è il BUSD che verrà, che uscirà lì, c'è la possibilità di fare staking composto, cioè è una piattaforma di scalabilità di Ethereum, fondamentalmente di sharding, e
con ottime soluzioni, mi sembra di aver capito, e direi che al momento è andata. Avevi assolutamente ragione e goditi il tuo profit, te lo sei meritato. Per noi che siamo ancora fuori, direi che al momento non è caso di entrare, perché è piuttosto in bolla. Bisogna un po' perdere il focus sulle cose che sono già partite e tenere d'occhio quelle che magari lo stanno facendo. Al momento il primo, cioè pensate voi, il primo supporto si trova qua. Quindi io aspetterei o uno storno o una lateralizzazione per pianificare una posizione su una coin che ha un andamento di questo tipo, ok? Poi basta, direi, forse Tezos mi avete chiesto anche. Tezos anche lui sta accumulando, Tezos ci sta pensando su. Allora, guardate, Tezos Bitcoin è in uptrend che è confermato, vedete gli high tutti più alti e i low e gli high tutti più alti, e qua è una sorta di triangolo in atto, una cosa di questo tipo, adesso non so neanche come disegnarlo, insomma sta lateralizzando, diciamo. Questo è quanto, quindi per il momento si può fare il trade anticipatore, quindi il trade long con uscita in caso di, ad esempio, perdita di questi low o addirittura lower low sul macro, che è l'invalidazione definitiva. Vi ricordate, questo era il setup che avevamo fatto, area di accumulazione si trovava in questa zona, di entrare long in particolare su questo livello di prezzo e lo stop sul lower low, banalmente, cioè entrare sul ritracciamento, e sempre sotto ipotesi di accumulazione prima di un'altra leg up. Quindi se uno crede ancora in questa ipotesi, ci sta anche l'opportunità speculativa adesso, visto che stiamo disegnando un po' di candele. Prima era semplicemente in fase di discesa, non sapevamo ancora fin dove, quindi assume tutti altri connotati il trade. Bene, direi che ci siamo, basta. Di nuovo, via alle domande, chiedetemi altro se volete sapere altro, ditemi un po' cosa vorreste dare un'occhiata. Vedo che tutti Tezos, potresti spiegare meglio come fare arbitraggio su comp su FTX? E allora, fondamentalmente, qualcuno si è riabbonato tramite Prime, grande, 2 mesi di fila, poi adesso una volta che mi ci metto, Rune, ecco l'altra interessante, sempre sulla DeFi, una volta che mi ci metto faccio tutti i badge e le emoji per gli abbonati. Su FTX l'arbitraggio fondamentalmente si aprono contemporaneamente 2 posizioni, una long e una short, su 2 future a scadenza diversa, o sul perpetual e il future, o sul future e lo spot. Ovviamente long su quello a prezzo più basso, short su quello a prezzo più alto. Tendenzialmente poi i future, avvicinandosi alla scadenza, tendono a convergere col prezzo spot, quindi è il prezzo spot che bisogna tenere in considerazione. Basta, tutto lì. Tra l'altro avevo fatto un video anche in questo caso, vediamo se c'è ancora, cash and carry, dovreste cercare, eccolo questo, questo qui, guardatelo, vi spiega un po' come funziona l'arbitraggio in questo senso, lo spread trading. A parte il titolo un po' clickbait, ma vabbè, fa lo stesso, però guardatevelo che ne vale la pena, davvero. Allora, Tezos, sono entrato adesso, bravo VeChain Holder, grandissimo, dai 14 Satoshi, una bomba, hai fatto dei numeri spaziali. Dai uno sguardo a Wazirx, volentieri, andiamo a darci uno sguardo. Allora, VRX, giusto? Allora, cosa combina? Combina che ha fatto un pump iniziale e adesso sta spegnendo leggermente. Allora, a dire la verità, questi setup a me non piacciono molto, perché finché non c'è un altro spunto di domanda, come dire, sembra che si sgonfi con la forza di gravità. Può sembrare sì un cuneo discendente, ma vorrei vedere una domanda bella strong. In particolare vorrei una riconquista di questo livello prima di parlare di un ringresso, perché dopo uno sgonfiaggio così lungo, insomma, direi che parlare di accumulazione diventa un po' difficile, soprattutto se si guarda la durata della lateralità rispetto a quella del trend, che è microscopica. Quindi quello è. Poi, cos'altro mi avevate chiesto? Grazie per questo giro nelle opzioni, ti prego fallo diventare parte della live. Volentieri, le opzioni...
le approfondiremo. Ma t'hanno cancellato gli ultimi video? Sì, ma hanno fatto una pessima sorpresa gli amici di YouTube. Mi hanno cancellato 37 video a caso, senza darmi nessuno strike, me li hanno messi come non, cioè, oscurati per le norme della community. Boh. Ho scritto, perché non posso neanche far ricorso, tra l'altro ho scritto quindi al support e mi hanno detto che ci guardano. Vediamo. Vi terrò aggiornati, come sempre, come semprissimo. Una fonte mi ha rivelato che sono stati cancellati gli ultimi video perché utilizzati durante cerimonie sataniche. Mamma mia, addirittura. No, non so che razza di cerimonie fossero, per far salire o scendere il prezzo di Bitcoin, probabilmente. Puoi consigliarci qualche libro che leggi per approfondire il mondo del trading? Grazie. Allora, io vi ho promesso da tempo un video sui libri migliori per quanto riguarda il trading. In realtà, i libri hanno importanza fino a un certo punto, perché io buona parte di quello che so l'ho imparato su internet. Di libri ne ho letti pochi, se non quelli inerenti, l'analisi tecnica di base, ovviamente, che c'è il classico dell'analisi tecnica dei mercati finanziari, che basta e avanza. Poi ce n'è tanti sul money management, ma non saprei ancora quale consigliare, perché è trattato di solito come capitoletto finale o come appendice nei libri sull'analisi tecnica. Questo mi ruga tantissimo, perché è più importante dell'analisi tecnica. Le fonti su internet che usi? Allora, io ti consiglio di dare un occhio al profilo Twitter di CryptoCred, si chiama, che mette a disposizione una quantità industriale di dispense su, tra cui, money management, analisi tecnica, domande offerta, insomma una fonte veramente valida. Poi seguo su Twitter sempre anche da Trader Dante, che anche lui è un grande personaggio, e poi ICT, Inner Circle Trading, sempre su YouTube, che fa dei video belli lunghi ma belli interessanti. E poi avevo letto qualcos'altro e tra l'altro ti consiglio di entrare sul nostro gruppo Discord, se già non ci sei, che c'è una sezione materiale didattico dove c'è raccolto proprio tutto il materiale didattico, lo trovi proprio lì. E dunque, se tu scorri sotto questo video, trovi nei vari riquadri anche, ad esempio, il mio canale YouTube, il mio Discord, quindi direttamente da lì puoi cliccare ed entrare nella nostra community anche su Discord. Ti volevo ricordati sul trading automatico gli alert, non sono a capire con Ultimo Script. Ok, ma magari mi vado a rileggere i commenti. Non ci sono più i commenti. No, come faccio? Dobbiamo sentirci su Discord. C'è il canale Trading Algoritmico su Discord, discutiamone lì magari. Adesso vengo a vedere se avete chiesto qualcosa. Ciao, ti volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il trading automatico. Quanto in percentuale del tuo capitale dedichi al trading automatico? Guarda, io ti dico la verità, per adesso zero, perché sono in fase di sperimentazione. La mia idea era di arrivarci a dedicare qualche punto percentuale all'inizio, non di più, meno di sicuro del trading discrezionale, 2-3%. Guarda che ti ho mandato su Telegram tempo fa degli audio ottimi sul mondo del trading, allora me li ascolterò assolutissimamente. Bene ragazzi, che dire, io credo che ci possiamo... Torchain Rune, esatto, sta creando quello che non è riuscito a creare nessuno, meriterebbe un video esclusivo, ci penserò, però andiamo a vedere il grafico. Allora, non è mai listato da qualche parte, tra l'altro, Torchain Rune era... Vedete che ce l'ho già anche nella cronologia. Eccolo qua, Torchain, che tra l'altro ha fatto il suo pump, ha fatto un per due in pochi giorni. C'è il boom della DeFi adesso. BitMax, no, non mi piace come exchange. Non lo so, deve ancora essere listato. Interessante, potrebbe essere un'opportunità, però adesso è raddoppiato. Boh. Comunque sì, è vero, un progetto interessante. L'ho guardato anch'io e mi ha affascinato, come dire. Lo approfondiremo. Ragazzi, che dire? Allora, io torno a rompere le scatole sui social ai nemici di YouTube, così cerco di farmi risistemare i video al loro posto. Vi ringrazio di nuovo per avermi seguito in questo live e ora lo ricarico ovviamente sul tubo. Vediamo se dura più di 4 secondi il caricamento. Magari aspetto a scrivere tutta la descrizione, così se me la cancellano non la scrivo per niente. Quindi se non vedete il minutaggio
messaggio, non spaventatevi e basta. Quindi ci vediamo di nuovo live martedì, perché non è un'abitudine da perdere quella di fare i live. Mi raccomando, state sempre sul pezzo, tenete d'occhio bene Bitcoin, tenete d'occhio la DeFi, non correte dentro ai token solo perché stanno pompando, che è una cosa folle da non fare mai e poi mai e poi mai. E state sempre sul pezzo, seguitemi sugli altri social, mi raccomando, Telegram, Discord e anche qua su Twitch, che così nel caso in cui YouTube dovesse andare a quel paese, insomma, non ci perdiamo assolutamente di vista. Buon weekend a tutti, sempre sul pezzo, alla prossima, ciao!